Allora, stiamo rimettendo a posto le fioriere e tutto il giardino qui, perché dobbiamo mettere tutti i tavoli larghi, no? A 2 metri uno dall'altro. Da 100 posti quanti diventano? Una quarantina. Abbiamo stimato una quarantina di posti, penso il 60% meno, ma questo qui tutto, cioè, è tutto da stabilire in base alle nuove leggi che usciranno. La sedia dove si è seduto Pasolini il 2 novembre del 1975 e l'ha servito mio padre e mia madre. Quindi qua si tolgono tutte le sedie, tutti i tavoli, tranne questa. Sì, questa rimane sempre. Noi non abbiamo mai fatto delivery in questa quarantena, perché papà non ha voluto. Io ero già pronto per partire, fare, lui no, si riapre, il cliente deve venire qua, io devo stare con lui e devo parlare con lui. Così è? Sì. Il contatto fisico, no, è finito il ristorante. Siamo al buio perché dopo un mese e mezzo che è tutto spento, mi si è accesa ed è saltata la corrente. Il nostro locale sono quasi 1000 metri quadri al Pantheon. Non si lavora con gli italiani. I residenti qui sono il 10%. Non sono arrivati ancora gli stipendi degli ammortizzatori sociali. Questi hanno scritto oggi che riprenderanno l'attività 2 milioni e 800 mila lavoratori. Questo vuol dire che le imprese che impegnano e impiegano quel numero di persone si riaccolleranno tutte le spese. Io non voglio fallire e quindi non riapro, perché se mi fai riaprire a queste condizioni vuol dire che tu vuoi che io fallisca. Uno dei pochissimi locali a Roma dove che fa esclusivamente musica jazz. Anzi no, perché questo posto c'ha più o meno 60-70 posti, ma se si divide, se si mette una persona a metro diventano 15, quindi... Un musicista di questi tempi che fa? Qui aiuto loro, e i colleghi stanno a casa, poi facciamo qualche incisione online, ognuno da casa fa la propria parte, poi si monta, vengono pure cose discrete. Sì, i colleghi stanno a casa in attesa dello sblocco. Questo è. Buongiorno, allora ci avviciniamo alla fase 2 con molta cautela, perché anche oggi da più parti ci ricordano che c'è un rischio alto e quindi molto dipenderà da quello che accadrà dal 4 maggio in poi e da noi, questo è bene ricordarlo, e da quanto osserveremo e continueremo ad osservare le misure di sicurezza, il distanziamento, la mascherina, l'igiene personale. Però nel frattempo vi abbiamo mostrato un pezzettino di della realtà che è sotto gli occhi di tutti. Ci sono molte categorie in sofferenza, soprattutto quelle che non potranno, diciamo così, che non rientrano nella fase di gradualità del 4 maggio, ma che magari hanno uno step fissato più in là. Il primo giugno, come sapete, i bar, i ristoranti oppure i parrucchieri. E c'è molta preoccupazione perché avete sentito alcune voci rischiano di non riaprire proprio, oppure non riapriranno comunque perché dicono l'alternativa sarebbe il fallimento e noi non ce la facciamo. Questo è il quadro. È un quadro che resta di grande preoccupazione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che non è finita. E dall'altra parte c'è un'emergenza, c'è una crisi economica che insomma è importante. In tutto questo c'è anche il declassamento del nostro paese, dell'Italia, da parte di Fitch, parleremo anche di questo. Intanto vi presento gli ospiti: Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Poi in collegamento abbiamo Giulio Tremonti, Presidente dell'Aspen Institute Italia. Buongiorno Professor Tremonti. Buongiorno.
Renata Polverini per Forza Italia. Buongiorno Polverini. Buongiorno a voi, buongiorno. E in collegamento Lino Stoppani della FIPE Confcommercio. Buongiorno Stoppani. Grazie, buongiorno anche a voi. Allora, Misiani, intanto le chiedo, ecco, in base a quello che ha visto, che cosa si sente di dire a queste persone? Che la prudenza che il governo ha adottato nella progressiva riapertura delle attività economiche e delle relazioni sociali ha motivazioni sanitarie, e credo che queste siano chiare a tutti, ma anche delle motivazioni economiche, perché l'errore più grave che potremmo commettere oggi che i numeri stanno fortunatamente migliorando, l'errore più grave sarebbe quello di una riapertura indiscriminata o comunque, una luce, o comunque non correlata ai fattori di rischio, e un'eventuale seconda ondata di contagi. Una seconda ondata di contagi sarebbe esiziale non solo da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico. Io credo invece che l'approccio adottato, pur con tutti i limiti e con tutte le criticità che sono state messe in discussione, sia un approccio giusto, sia un approccio condivisibile. Noi riapriamo sostanzialmente tutte le attività manifatturiere, tutta l'edilizia, una parte significativa del settore dei servizi, altri ambiti, altri settori riapriranno successivamente, verificando giorno per giorno l'andamento dei contagi, l'andamento del fattore R0, tutti i dati epidemiologici che ci possono indicare la possibilità di ulteriori riaperture, di ulteriori passi in avanti. Noi, guardi, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, non esiste un giorno X in cui la vita di questo paese, ma lo stesso vale per tutti i paesi, ritorna magicamente come era la nostra vita 2 mesi fa. Non c'è ancora un vaccino, non ci sono ancora terapie efficaci, c'è un enorme sforzo di ricerca in atto in tutti i paesi del mondo, a cui l'Italia sta dando un contributo molto importante, ma non possiamo essere completamente sicuri finché non avremo questi strumenti, un vaccino e terapie efficaci. Nell'attesa di soluzioni sanitarie efficaci, noi dobbiamo procedere inevitabilmente con prudenza e dobbiamo mettere in campo, e il governo lo sta facendo, tutti gli strumenti necessari per sostenere in particolare quella parte del mondo produttivo che riaprirà più tardi. Perché è chiaro che l'impatto è differenziato. Ci sono attività che hanno proseguito il loro lavoro anche in queste settimane, ci sono settori che hanno addirittura aumentato il fatturato, ci sono altri invece che lo hanno visto sostanzialmente azzerato. E noi dobbiamo dare e daremo una mano più forte a chi è in più in difficoltà, a chi sarà costretto a riaprire più tardi. Però lei ha usato la parola intanto gradualità sicuramente, ma anche differenziato. Nel senso, come spiega lei a un parrucchiere dell'Umbria, dove non ci sono praticamente più contagi, se non sbaglio, o del Trentino, che non può riaprire il suo negozio e non può esercitare comunque? Cioè, questo lockdown naturalmente ha riguardato tutta l'Italia, ma si riapre anche tutti uguali, no? Guardi, senza guardare i numeri invece. La ripartenza sarà omogenea, ma non sono escluse delle differenziazioni territoriali. Io credo che l'approccio più utile sia quello microterritoriali, vedendo in ambito subregionale l'andamento dei contagi, il grado di sicurezza territorio per territorio. La ripartenza non può che essere omogenea, verificando, lo ripeto, giorno per giorno l'andamento dell'epidemia nei singoli territori, ma con un lavoro molto analitico che dobbiamo fare e sapendo le difficoltà a cui andiamo incontro. Perché guardi, la riapertura anche parziale che abbiamo disposto non sarà semplice da un punto di vista organizzativo. Pensiamo al tema del trasporto pubblico. Certo. Il trasporto pubblico che è utilizzato da milioni di lavoratori italiani per gli spostamenti da casa al luogo di lavoro, sì, sì. Gli autobus, i treni pendolari. Già molti sindaci hanno detto che non è possibile attrezzare gli autobus, per esempio, così come prevede giustamente. C'è una discussione in atto con le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, con le amministrazioni. Bisognerà naturalmente conciliare esigenze di funzionalità con esigenze di sicurezza, ma questo le dà l'idea del perché alcune attività è necessario che ripartano più avanti. Se noi avessimo riaperto il 4 maggio le scuole, che coinvolgono 8 milioni di ragazzi e centinaia di migliaia di spostamenti, il sistema di trasporto pubblico legato a criteri di distanziamento sarebbe collassato.
Stoppani, ci dice quali sono i numeri di questa crisi, che naturalmente è legata alla crisi sanitaria? Beh, quelle che sono le nostre prime previsioni parlano di 30 miliardi di perdite di fatturato, di 50.000 imprese che rischiano di non riaprire dopo questa emergenza, di 300.000 lavoratori con il posto di lavoro a rischio. Ma riprendendo in parte l'intervento dell'onorevole Misiani, certamente l'attenzione sanitaria è un'attenzione che il governo giustamente applica, ma è anche una esigenza, una necessità anche degli operatori commerciali, dei pubblici esercizi particolari che rappresenti. E quando mi fa riferimento a terapie efficaci che mancano per avviare la ripartenza un po' più generosa rispetto a quella che ci hanno annunciato, insomma, queste terapie efficaci mancano anche in Francia, che dove i ristoranti aprono l'11 di maggio, mancano anche in Germania, dove vediamo gente per i pacchi, insomma, e i protocolli sanitari sui quali da tempo si sta ragionando, con quelli che sono gli aspetti del distanziamento sociale, quelli che sono i temi della sanificazione, l'uso di mascherine, di guanti, eccetera, vanno nella direzione, insomma, di dover convivere tra un problema che certamente si manterrà anche nei mesi futuri e l'esigenza evidentemente di non diffondere ulteriori contagi, che sarebbe certamente gravissimo, come già annunciato Misiani. Per cui, insomma, quelli che sono i tempi della ripartenza, qui rischiamo certamente una gravissima crisi sanitaria, ma anche una gravissima crisi economica, con aziende alla disperazione, di cui il vostro servizio ha fatto uno spaccato chiarissimo su quello che è il dramma e il disagio di persone che vedono il futuro, il progetto della loro vita in discussione, perché le prospettive sono drammatiche. Misiani, poi vado al professor Tremonti. No, sono naturalmente argomentazioni assolutamente legittime. È chiaro che tutti ci muoviamo in una terra incognita e ci sono decisioni differenziate. Ci sono paesi che riapriranno dopo l'Italia, altri che hanno assunto delle decisioni diverse. Vorrei ricordare però la Germania, che lei ha citato, aveva fino a pochi giorni fa un indice di contagiosità, il cosiddetto indice R0 di 0,7, e immediatamente è risalito a 1. Adesso è leggermente ridisceso, ma questa immediata risalita sta già preoccupando. La Francia doveva riaprire le scuole, doveva riaprire i licei e sta ripensando questa scelta. Tutti i governi si muovono con inevitabile prudenza e guardando con molta attenzione i dati. Quindi facciamo attenzione anche noi a non citare paesi che poi ripensano le decisioni che stanno assumendo come dei modelli in astratto da seguire, perché non è così. Professor Tremonti, nel quadro appunto complessivo c'è di più anche il problema, mettiamola così, delle risorse e dei prestiti bancari, no? Dobbiamo dire che fino a questo momento, a parte i 600 euro di bonus che vengono erogati e in parte qualcosa per la cassa integrazione, molti lamentano anche una problematica su questo punto, sul punto delle banche. Si chiede alle banche di liberare al più presto le risorse per le imprese, perché se ne fa domanda, però invece poi la risposta ancora non c'è. Ma io credo che sia stato fatto quello che non doveva essere fatto e non è stato fatto quello che poteva essere fatto. Io ho sentito in televisione annunci grandiosi, potenza di fuoco, soldi mai visti, appunto mai visti. Il primo errore è stato quello di passare dal canale bancario. All'estero hanno fatto quasi tutto fondo perduto. Oppure interventi sul capitale. Da noi si è immaginato che tutto potesse o dovesse passare dalle banche e i risultati si vedono. E tra l'altro con un errore, diciamo errore per educazione, con un errore spaventoso, e cioè dire utilizzare per fare avere i soldi la cosiddetta SACE. La SACE, come dice il nome stesso, è per il credito al commercio estero. Per ragioni di potere e di lotta tra partiti è stata messa tutta l'attività di finanziamento alle imprese italiane sulla società che si occupava di credito all'esportazione. Non sono capaci di fare quel mestiere, hanno bloccato tutto e questo è un gravissimo danno alla nostra economia. Finanziamenti e non fondo perduto, e in più finanziamenti canalizzati da un'entità che
che può far comodo ai partiti, ai potentati, ma che non è assolutamente in grado di fare arrivare i soldi alle imprese. E questa è una colpa gravissima. Misiani. Ma io contesto questa ricostruzione e vorrei ricordare alcuni punti. Primo, la strategia del governo rivolta alle imprese è articolata in 3 punti. Mm. Sicuramente l'intervento per la liquidità, e il nostro intervento è il più grande d'Europa, vale oltre il 40% del PIL, e i numeri ci daranno ragione. La moratoria che è stata predisposta e prevista dal decreto Cura Italia ha già avviato 1.300.000 pratiche, 1.300.000 interventi di moratoria dei crediti di finanziamenti in essere per 137 miliardi di soldi che sono rimasti alle imprese e alle famiglie italiane. L'intervento per garantire nuova finanza, nuova liquidità è partito da pochi giorni, ci sono, per il momento siamo nell'ordine delle decine di migliaia, c'è un panorama differenziato tra banche e banche, questo sì, ci sono alcune che hanno reagito molto rapidamente, altre che sono invece insopportabilmente lente, e ce lo dobbiamo dire, c'è una assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori che deve coinvolgere anche il sistema bancario, e questa è la prima gamba. La seconda gamba è un pacchetto di finanziamenti a fondo perduto, innanzitutto per le imprese che maggiormente stanno soffrendo questa condizione e che verrà previsto nel prossimo decreto economico. Il terzo intervento riguarda la capitalizzazione delle nostre imprese, in parte affidata a Cassa Depositi e Prestiti e in parte affidata ad incentivi fiscali che prevederemo per chi sottoscrive aumenti di capitale, per chi mette denaro fresco nelle nostre imprese. Guardate, sono 3 interventi di grande portata, sono del tutto simili a ciò che stanno facendo altri paesi europei. Non è vero che gli altri paesi europei si sono affidati solo a finanziamenti a fondo perduto. Gli interventi per la liquidità sono stati messi in campo in modo massiccio dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, sono stati peraltro nelle settimane scorse indicati come modello al governo italiano. Il governo italiano li ha messi in campo anche in proporzioni superiori, faremo anche finanziamenti a fondo perduto e faremo anche un intervento importante che rafforzerà e interverrà su uno dei limiti strutturali del sistema produttivo italiano, perché purtroppo le imprese italiane hanno affrontato questa crisi sottocapitalizzate e, come è accaduto nella storia di questo paese, eccessivamente dipendenti dal credito bancario. Se noi riusciremo a convogliare capitali freschi nelle nostre imprese, faremo un'operazione strutturale di consolidamento che aiuterà il sistema produttivo italiano a ripartire più rapidamente. Voglio sentire su questo anche Renata Polverini, indubbiamente, diciamo così, è una situazione non semplice, anzi tutt'altro, no? da gestire, anche imprevista, lo sappiamo, però ho come l'impressione che per questi grandi interventi illustrati e elencati fin qui e che entreranno anche in atto, insomma, non sia lo stesso binario del tempo che corre per, esatto, appunto, le imprese, le aziende, chi non riaprirà più un esercizio commerciale, perché oggi abbiamo letto che per esempio un parrucchiere su 4 non riaprirà, tanti preferiscono non riaprire altrimenti andranno in fallimento, molti non hanno ancora ricevuto né visto una lira, oppure sono andati in banca e invece del credito che avevano chiesto gli hanno dato molto molto meno, insomma c'è qualcosa che... Ci sono anche episodi illegali di banche che hanno chiesto di coprire con la garanzia pubblica finanziamenti già in essere, che è una cosa contro quello che abbiamo deciso, perché poi bisogna dircele tutte le, certo, cose, è chiaro, lo ripeto, che ci sono, è una circolare dell'ABI giustamente intervenuta, chiarendo anche questo aspetto, la garanzia sui 25.000 euro, quella al 100%, che è l'intervento più massiccio che abbiamo fatto, deve riguardare nuovi finanziamenti e non la copertura di finanziamenti in essere, che altrimenti si perderebbe il senso del provvedimento. Polverini. Sì, guardi, questo l'ultimo, diciamo, caso che ha citato il Vice Ministro è capitato proprio a me ieri, di un imprenditore che mi ha rappresentato proprio questa situazione, cioè hanno sostituito di fatto finanziamenti che avevano chiesto prima di entrare in questo momento di crisi con
le nuove procedure e quindi sostanzialmente il Vice Ministro ha ragione, c'è stato da parte delle banche un atteggiamento sicuramente non corretto, non da parte di tutte le banche. Diciamo che per la prima volta nella storia alcuni di noi si sono trovati costretti anche a difendere le banche rispetto al decreto messo in campo dal governo, che è talmente farraginoso e talmente pieno di adempimenti burocratici che purtroppo tutta la colpa alle banche in questo caso non si può fare. Però, come diceva lei, il problema sono i binari totalmente diversi sui quali la crisi prima sanitaria, oggi economica e ahimè probabilmente tra poco anche sociale viaggia, rispetto a quelli che sono gli strumenti messi in campo. Vede, il ministro, il vice ministro anche questa mattina ha sempre parlato di faremo, diremo nel prossimo decreto, quindi vuol dire che ad oggi i provvedimenti messi in campo non sono sicuramente adeguati a quella che è la situazione. Dopodiché abbiamo un tessuto straordinario di piccole, medie e piccolissime imprese che probabilmente non riaprirà più, perché non solo non c'è la tempestività e gli strumenti di natura economici, a cominciare dalla liquidità, ma anche la cassa integrazione per i lavoratori, che come sappiamo ha fatto fatica a decollare per i problemi che ha l'INPS, ecco, non riapriranno più, perché di fatto anche nel momento in cui si dovesse procedere alle riaperture i numeri non sono più quelli di prima. Se un ristorante che aveva, ho ascoltato ieri in un servizio proprio sulla 7, 50 posti e se riapre ne avrà, dice lui, circa 20 e già è tanto, oppure un autobus da 55 posti può trasportare 16 persone, è evidente che il conto non può tornare. Quindi bisogna anche porsi il problema di come sostenere non soltanto adesso ma anche dopo queste differenze ovviamente di fatturato, senza parlare dei dipendenti che torneranno al lavoro e gli verrà detto inevitabilmente che se prima erano i 4 diventeranno in 2, se erano 5 diventeranno 2,5, che cosa faranno, se ci sarà la copertura di ammortizzatori sociali per tutti, come abbiamo chiesto noi, perché è evidente che altrimenti la situazione non riusciamo a sostenerla. Dopodiché il professor Tremonti, che è sempre lucido nella sua analisi, ha detto ovviamente una cosa ovvia per chi in qualche modo conosce i meccanismi, lasciatemelo dire, di gestione del potere. Guardate che tanto sta passando rispetto all'antagonismo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle degli strumenti da utilizzare, come per esempio nel caso della SACE, semplicemente perché magari c'è un presidente, un amministratore delegato che fa riferimento all'una o all'altra forza politica. In una situazione come questa è assolutamente impensabile che si possa procedere così. Poi ovviamente io capisco il Vice Ministro che deve necessariamente difendere l'azione del governo con il Movimento 5 Stelle, però nel caso di SACE sappiamo che è andata esattamente così. Ora io mi auguro che si possa in qualche modo invertire la rotta. Dopodiché aggiungo che oggi basta leggere i giornali e per capire anche che cosa si sta facendo rispetto alle istituzioni che questo Paese ha sul piano costituzionale. Il Parlamento è di fatto esautorato. Guardate che in una repubblica presidenziale come la Francia, ieri il Presidente del Consiglio vada ad informare il Parlamento prima ancora di fare una conferenza stampa per dire quali saranno i provvedimenti, è scandaloso rispetto al fatto che in Italia, che è una repubblica invece parlamentare, i parlamentari devono ascoltare dalle conferenze stampa del Presidente del Consiglio quali saranno i provvedimenti. E non solo devono ascoltarli, ma anche quando hanno qualcosa di buono magari da dire, semplicemente per esperienza, perché hanno una conoscenza di quello che è il tessuto sociale e economico, non vengono messi nelle condizioni di fare, anche quando poi si arriva in Parlamento che ormai, come abbiamo visto, il provvedimento con qualche giorno deve essere licenziato. Questo è un altro tema molto importante, perché si è passati naturalmente da una repubblica, insisto, parlamentare a una repubblica presidenziale, in mano al Presidente del Consiglio peraltro, che è una cosa gravissima. Io mi auguro
che si voglia, ecco, ripristinare quello che è il dettato costituzionale. Oggi anche la Presidente della Corte Costituzionale ci dice Cartabia. Che in caso di emergenza è giusto anche intervenire con provvedimenti di urgenza, ma che la bussola resta la Costituzione. Ma è necessario in questo momento invece rientrare in quello che è il dettato costituzionale, soprattutto di fronte a quelle che sono appunto quelle che saranno i provvedimenti della fase 2. Faccio replicare tutti dopo la pubblicità. Sulla zona rossa io ho già fatto una dichiarazione per quanto riguarda i due comuni e ho spiegato anche perché nel momento stesso in cui c'è stata proposta la zona rossa assolutamente l'abbiamo considerata, abbiamo cercato di esaminare meglio le ragioni sulla base di un contagio che comunque appariva già diffuso non solo dei due piccoli comuni del Bergamasco che ben ricordate, ma appariva anche diffuso a Bergamo, anche c'erano dei casi contagiati, e in tutta un po' la Lombardia. A quel punto lì abbiamo chiesto un approfondimento al Comitato Tecnico Scientifico. La sera del 5, ricordo a memoria, il 5 marzo è arrivata la relazione. Il giorno 6 mi sono precipitato io in Protezione Civile a discutere con loro qual era la soluzione migliore. La sera del 7 ho firmato il DPCM che ha reso di fatto zona rossa tutta la Lombardia. No, Presidente, è stata zona arancione, non è stata chiusa. Ascolti, zona rossa nella misura in cui dal giorno 7 della firma del decreto non c'è stata più la possibilità di spostarsi neppure all'interno del comune. Però le attività non sono chiuse. Guardi, se lei un domani le avrà la responsabilità di governo, scriverà lei i decreti e assumerà tutte le decisioni. Allora, così Conte lunedì quando è andato al nord, insomma, era a fare il giro, era a Bergamo, una risposta un po' simile Salvini, insomma, quando si faccia eleggere, però perché insomma, no, vabbè, poi, insomma. Diciamo umanamente comprensibile. Umanamente poi. Assolutamente comprensibile che qualcosa in quelle zone magari non abbia funzionato alla perfezione. No, ma allora no? È chiaro che lavorando su un problema di enorme portata e completamente sconosciuto è impossibile non commettere errori, e errori sono stati commessi a tutti i livelli, in tutti i paesi. C'è stata una generale sottovalutazione nella fase iniziale. Se lei prende le dichiarazioni dei grandi leader politici mondiali nel mese di febbraio e le confronta con quelle di un mese dopo, è un altro mondo. Sì. Trump, Boris Johnson che teorizzava l'immunità di gregge e altre amenità del genere, per poi invece chiudere dopo esattamente come ha fatto l'Italia. Senta, poi la faccio naturalmente replicare a quanto diceva prima Tremonti Polverini, però qui oggi c'è un'intervista a Del Rio che dice: ora basta con i DPCM, il governo ascolti il Parlamento, ripartenze su base regionale. C'è un problema nella maggioranza. Cioè, lo dite anche voi in qualche modo, no? Adesso vedremo un cartello che mostrava ieri Utrend su appunto la base dei contagi nel nostro paese. Ripeto, perché un parrucchiere molisano dove non c'è assolutamente nessun contagio deve aspettare la Lombardia per ripartire? No, io credo che sia possibile ipotizzare una differenziazione su base territoriale. La ripartenza sarà omogenea e credo che sia giusto così. E poi seguendo l'evoluzione e la dinamica dei dati epidemiologici, laddove si raggiungerà il contagiati zero, una situazione di ragionevole sicurezza con un minimo di lasso temporale di stabilità, allora immagino che sia però possibile. Però c'è già, cioè in alcune zone già c'è, e loro dicono: sì, ma perché io devo aspettare che in altre regioni si sia raggiunto quel livello di contagio per riaprire? Non sì, ce la faccio. Questo è comprensibile, però e non possiamo nemmeno andare eccessivamente in ordine sparso con 20 modelli diversi di riapertura. Già abbiamo avuto un eccesso di confusione nella fase iniziale, tuttora c'è costante il rischio di sfilacciamenti nel processo decisionale, perché l'Italia è un sistema autonomistico in cui grossa parte della responsabilità sanitaria è in capo alle regioni. Io credo che anche in quel caso bisogna trovare un punto d'equilibrio. Io credo, ne sono convinto, che forme di differenziazione territoriale siano perseguibili. Vanno fatte con equilibrio, evitando di complicare la vita anche agli operatori
economici, anche gli operatori economici stessi. Quanti temi sollevati dall'onorevole Polverini, dall'intervista di Graziano Del Rio che lei ricordava sono molto molto importanti per una democrazia come quella italiana. È chiaro che abbiamo vissuto settimane drammatiche di assoluta straordinarietà, anche dal punto di vista della necessità di assumere processi decisionali molto, molto rapidi e inevitabilmente drastici. Credo che l'orizzonte per tutti noi, per chi governa, per chi sta all'opposizione, per ognuno per le proprie responsabilità, debba rimanere quello che ha indicato la Presidente della Corte Costituzionale in una bellissima intervista che ha rilasciato oggi. La Costituzione, ricorda la professoressa Cartabia, non prevede uno stato di eccezione come invece accade in altri paesi, però indica la strada per possibili limitazioni dei diritti purché siano proporzionate, molto limitate nel tempo. È chiaro che la nostra rimane e deve rimanere una democrazia parlamentare e tutti noi vogliamo che il Parlamento abbia un ruolo di centralità nella definizione delle scelte dell'agenda di politica economica, sociale, sanitaria, come è giusto che sia. Abbiamo vissuto delle settimane del tutto eccezionali anche dal punto di vista della dialettica istituzionale nel nostro paese, però io credo che le prossime settimane, ecco, con una situazione maggiormente sotto controllo, possano permetterci di non andare avanti a suon di DPCM e basta, di dare o comunque si possono modificare. Tutto è modificabile, i DPCM non sono la Bibbia, non sono scritti sul marmo, su questo non c'è ombra di dubbio. Vorrei però ricordare che il Parlamento ha proseguito la sua attività in queste settimane, abbiamo appena convertito un decreto molto importante come il decreto Cura Italia, ci sono altri provvedimenti, oggi saremo in Parlamento per votare lo scostamento da 55 miliardi di euro su cui la Costituzione assegna l'ultima parola al Parlamento, il Parlamento esaminerà e sarà pienamente protagonista della prossima manovra economica. Insomma, noi dovremo rimanere nello stretto ambito che è indicato dalla Presidente della Corte Costituzionale. Stoppani, torno a lei. Ieri tra l'altro c'è stato un flash mob dei ristoratori, se non sbaglio, che ha avuto anche insomma un certo successo, perché ovviamente è una di quelle categorie che è in maggiore sofferenza. Tutto quello di cui si è parlato fino a questo momento è sufficiente oppure no? Oppure non c'è tempo di aspettare tutto questo? Beh, è chiaro che un rappresentante di categoria deve far fuori da quella che è la polemica politica e non è un atteggiamento pilatesco, anche se in questa situazione la raccomandazione che mi sento di esprimere è che la politica riesca a trovare quella convergenza, quella coesione, e stando soprattutto sui problemi del paese che sono spaventosi, sulla quale evidentemente c'è bisogno della collaborazione di tutti, rimettendo magari al centro quella che è l'attività del Parlamento. È chiaro che negli interventi che mi hanno preceduto sono stati toccati molti aspetti, ecco, mi sollecito e richiamo la necessità insomma di migliorare quelli che sono gli interventi sulla liquidità, perché al di là delle migliorie che si possono fare, oggi la situazione non è stata ancora messa a terra nella misura attesa delle imprese. Sui temi della moratoria fiscale, insomma, evitare la massima scadenza del 30 giugno, che vorrebbe dire mettere in grandissime difficoltà le imprese. I temi degli indennizzi per le aziende che hanno perso fatturato, che sono state costrette a chiudere e che ovviamente si aspettano indennizzi a fondo perduto per poter mantenere in vita le proprie attività, che spesso sono anche i progetti di vita di queste persone. Il tema delle locazioni commerciali, con quelli che sono non solo un problema di credito d'imposta, ma anche tutti gli aspetti di natura contrattuale tra conduttore e locatario, che hanno bisogno di una disciplina normativa. Infine, insomma, sulle protezioni sociali, quelli che sono la necessità di prorogare gli strumenti della cassa integrazione, è intervenuta Polverini, ha certamente presentato le documentazioni corrette, e su questo mi aspetto che il governo presto intervenga allungando, rafforzando, migliorando quelli che sono gli strumenti di protezione civile e sociale per consentire alle imprese di rimanere in piedi. Senta, professor Tremonti, intanto voglio dire che c'è un avvio di giornata in salita per lo spread tra BTP e Bund, che segna 228 punti base in aumento rispetto ai 219 della chiusura di ieri. Questo probabilmente, Tremonti, è il risultato anche
della decisione, no, di Fitch del declassamento, pesa come sempre, come accade in questi casi, però anche l'incertezza politica, ormai questo abbiamo, come dire, imparato che è così, i nostri conti pubblici sono a rischio, anche se Gualtieri ha detto che abbiamo comunque una situazione solida. Senta, lo spread, che è un fantasma che viene dal passato, se non ci fosse la BCE che compra i titoli italiani, esatto, ovviamente anche gli altri paesi, sarebbe a 5-600 e quindi, esatto, sarebbe stratosferico. Detto questo, io credo sia arrivato il momento per fare un bilancio di quello che è stato in questo periodo. Diciamo dal lato della malattia, dal lato dell'economia, e vedere poi come si va avanti. Dal lato della malattia, della pandemia, c'è stata certamente una grande fortuna dell'Italia, ed è una fortuna geografica. Una enorme quota del nostro paese è rimasta fuori per tante ragioni, certo per il governo delle regioni, ma anche e soprattutto per il fatto che la pandemia è stata in alto e non è scesa giù. Credo che sia stato gravissimo il comportamento fatto dal governo in questo periodo, dalla classe politica. Prima è stata messa in termini di bon ton, cioè io sono cosmopolita e quindi vado dai cinesi, solo dopo si sono accorti che era una cosa più seria. Si dice della Costituzione, tranne non la si legge, all'articolo 117, secondo comma, lettera Q come qua, 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 c'è scritto che è competenza dello Stato, legislativa esclusiva dello Stato, la profilassi internazionale. In realtà non si è fatto così, si è fatto un clamoroso e secondo me disastroso, diciamo, palleggiamento di colpe e di responsabilità, esatto, tra lo Stato e le regioni. Era solo tutto di competenza dello Stato, dello Stato, come in, bravo, Francia e come in Germania, poi, esatto, che pure è diversa perché è federale, poi fare come dire, degli accordi, delle articolazioni sul territorio. Dovreste spiegarlo al governatore del centrodestra, però dovreste spiegarlo a Fontana e Zaia. Sì. Se posso parlare, prego, prego, senza essere interrotto, io capisco che è nervoso. No, no, era solo una piccola puntualizzazione. Allora, il titolo quinto è stato votato da voi, non da noi. Il titolo quinto dice comunque che la profilassi internazionale, e tra l'altro è anche nelle norme europee che stanno sopra, è di competenza esclusiva dello Stato, del governo. Non c'è stato, un non responsabile litigio dialettica con le regioni che non c'entravano nulla, dovevano eseguire i comandi dello, esatto, Stato, che sono, bravo, mancati. Altro punto, dal lato non della malattia ma dal lato dell'economia, io ho sentito un palinsesto di annunci, di dichiarazioni, mai visto prima, mai fatto, mai nella storia, più che in Europa. Ma seriamente, noi ci abbiamo avuto due decreti legge, il decreto Cura Italia, già chiamare Cura Italia porta sfortuna, poi c'è stato il decreto liquidità, il terzo che doveva essere il decreto aprile, siamo a maggio e non c'è ancora. Si incastrano uno dentro l'altro su una infinita quantità di norme burocratiche. Non ci si capisce nulla. Se uno prende un articolo e chiede di spiegarlo a un rappresentante del governo, quello entra in tilt. E se non lo capisce un rappresentante del governo, figurarsi se lo capisce un artigiano. Torno a dire poi, faremo, non faremo, è stato fatto. Fondo perduto nel decreto liquidità non c'è. Sarà fatto, ma perché, esatto, non è stato fatto prima? Se fate un decreto legge aprile, adesso siamo a maggio, quello viene convertito tutto maggio e tutto giugno, arriviamo a luglio. Non mi sembra che sia un po' in ritardo? Per concludere, esiste naturalmente una serie enorme di problemi, però seriamente dovrebbero essere presentati con maggiore prudenza, con maggiore serietà. Abbiamo avuto nella storia un caso tragico, che è stato quello della spagnola. La spagnola è una malattia terribile, non c'erano cure, si è manifestata nella primavera del 18 e poi è esplosa nell'autunno del 18. E tuttavia l'Italia ha vinto la guerra. Se ci fosse stato il presidente Conte al posto del generale Diaz, avrebbero vinto gli austriaci.
Posso far replicare, sì, adesso Misiani. Ma sul tema rapporto Stato-Regioni prendo atto che due autorevolissimi esponenti del centrodestra come Tremonti e Polverini teorizzano la totale centralizzazione, lo ripeto, lo vadano a spiegare ai governatori, compresi quelli dell'arco politico a cui appartengono. Noi abbiamo seguito una strada diversa, una strada coerente con la Costituzione, che assicura allo Stato la profilassi internazionale, ma alle regioni da competenza legislativa in materia di tutela della salute dei cittadini. Era indispensabile un coordinamento molto stretto e quello che abbiamo cercato di fare in queste settimane, non guardando al colore politico, ma l'esigenza primaria di organizzare la risposta sanitaria nei confronti della più grande emergenza che questo Paese ha sofferto dalla Seconda Guerra Mondiale. Sul tema della risposta economica del governo, anch'io detesto naturalmente l'enfasi retorica, però credo che qualche paragone sia utile farlo, perché guardi, quando il 14 settembre del 2008 ci fu Lehman Brothers e scoppiò il più grande cataclisma finanziario della storia recente, il primo decreto economico, in quel governo il professor Tremonti era ministro dell'economia, arrivò 75 giorni dopo, con 32 milioni di euro di impatto sull'indebitamento netto. 32 milioni dopo 75 giorni. Noi abbiamo emanato il decreto Cura Italia, che magari potrà non piacere come titolo, ma quel decreto lo abbiamo emanato 25 giorni dopo, quindi in un terzo del tempo rispetto a 10 anni prima, e quel decreto ha avuto un impatto di 20 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 25 miliardi come saldo netto da finanziare. Noi non abbiamo ancora previsto interventi a fondo perduto perché noi dobbiamo andare in Parlamento, come prescrive la Costituzione, a chiedere, come faremo oggi, un ulteriore scostamento di 55 miliardi e un grosso pezzo di quei 55 miliardi li useremo esattamente per i finanziamenti a fondo perduto, per prorogare gli ammortizzatori sociali, perché metteremo parecchie risorse sulla cassa integrazione, rinnoveremo il sostegno per il lavoro autonomo e i professionisti, aiuteremo gli enti locali che stanno soffrendo molto le conseguenze di questa crisi, faremo ulteriori interventi. Però lo ripeto, dopo 25 giorni 20 miliardi contro i 75 giorni e zero sostanzialmente messi in campo 10 anni fa di fronte ad una crisi devastante come quella del 2008. Prego Tremonti, poi Polverini. No, posso, sì. Devo dire, oggettivamente già l'ho sentito questo argomento, ma lo trovo veramente infantile. Non è infantile, la sono i numeri. No. Di Lehman Brothers. La storia del 2008 e del 2009 è drammaticamente diversa. L'impatto della crisi avviene dall'America sul nord Italia, ancora nell'anno dopo in Italia non c'erano gli effetti e quindi non c'era necessità degli interventi. Certo, il governo italiano ha proposto tante cose in Europa, anticipando i tempi. Abbiamo per esempio proposto gli Eurobond, abbiamo proposto politiche comuni, ma detto questo, quanto è stato fatto all'arrivo davvero della crisi in Italia? Beh, in un giorno la Cassa Depositi e Prestiti, che io avevo trasformato in SPA e voi eravate contro, la Cassa Depositi in un giorno è diventata la terza banca italiana. Secondo, in un giorno abbiamo preso tutti i soldi disponibili, compresi i fondi europei, e abbiamo istituito la cassa integrazione in deroga. In un giorno. Cercherei di essere serio, col giochino delle date su realtà totalmente diverse, non si va da nessuna parte, se non dietro la lavagna, dopo aver detto le bugie. Io la lavagna non l'ho mai utilizzata in televisione, lei, professor Tremonti, ecco. Sì, e ce lo ricordiamo molto bene. Credo che ricordare dati e numeri invece sia utile per dare ai telespettatori degli elementi di giudizio. Sono realtà diverse. Saranno anche realtà diverse, però sono noi. Sono realtà totalmente diverse. Il 75... 2008-2000... Ma e lei insiste, ma guardi che proprio No, le stavo ricordando. Non c'entra nulla. Ma noi facciamo una manovra che complessivamente vale 75 miliardi di euro, almeno su questo spero sarà d'accordo, che è la più grande manovra espansiva della storia della Repubblica. Poi potrà non bastare, potrete non condividere gli interventi, assolutamente legittimo, non riusciremo ad arrivare dappertutto. Io ripeto, detesto la retorica e detesto l'enfasi.
Però il volume di risorse che stiamo mettendo in campo non ha alcun termine di paragone con quanto fatto dai governi precedenti in situazioni di crisi. È chiaro che siamo in una situazione però tutte le crisi sono diverse e questa è assolutamente... Però credo che... Scusa, posso solo dire, ma come si fa in questo momento, in un momento però, professore, di disastro, se lei mi interrompe, a parlare di manovra espansiva? Se lei mi interrompe, o manovra antirecessiva, usi i termini che vuole, sa che tecnicamente una manovra in deficit è una manovra espansiva. Cioè sono soldi in più che vengono messi nell'economia, per spiegarlo ai telespettatori. Poi è chiaro che viviamo una situazione di eccezionalità, è un'emergenza la più grave della storia della Repubblica, però spero che lei non contesti che il volume di risorse messo in campo con il decreto Cura Italia e con lo scostamento che chiederemo oggi al Parlamento è un volume importante. Molto importante, e in Europa ha un unico termine di paragone, è quello della Germania, 4,5 punti di PIL, esattamente lo stessa dimensione dell'intervento messo in campo dal governo italiano. La Spagna, la Francia, il Regno Unito sono su livelli inferiori. Polverini, arrivo un attimo da lei perché volevo chiederle politicamente che cosa accade nell'opposizione, nel centrodestra, insomma, vediamo posizioni differenti. Oggi tra l'altro c'è anche un'intervista a Salvini alla stampa che dice: questo governo è schiavo dei sindacati, l'Europa adesso chiede i danni alla Cina, e poi sulla piazza o non piazza dice: senatore, il 1° maggio violate la legge, scendete in piazza. No, il 1° maggio saremo operativi, ma non in piazza, faremo valere la voce di chi non è stato ascoltato, la nostra pazienza si è esaurita. Che cosa significa? Lo vedrete oggi, insomma, un'intervista a tutto campo in cui Salvini annuncia una serie di cose. Però avete posizioni molto diverse nel centrodestra, no? Anche su... Ricordo il MES, ma insomma non c'è solo il MES. Sì, diciamo che il MES non poteva che prevedere delle posizioni diverse. Del resto in Europa Forza Italia è nel Partito Popolare Europeo e Fratelli d'Italia e Salvini sono invece in altri gruppi parlamentari, diciamo dei cosiddetti sovranisti, che ad oggi mi pare hanno fatto soltanto danni non soltanto a loro stessi ma anche al nostro paese, rispetto a posizioni prese di totale chiusura su alcuni strumenti che invece potevano essere messi a disposizione degli stati membri. Quindi io sulla questione del MES non vedo nulla di diverso rispetto al passato. La nostra posizione sull'Europa è una, è quella, è sempre stata quella. Non ci siamo mai, tra virgolette, allineati a quelle che erano invece le posizioni di Salvini, seppur in una fase in cui doveva rappresentare il centrodestra nella sua unità, essendo il primo partito della coalizione. Quindi mi pare che noi stiamo tenendo un atteggiamento assolutamente lineare con quella che è stata la nostra storia. Del resto riteniamo assolutamente assurdo non poter utilizzare circa 37 miliardi del MES se vanno in maniera molto ampia rispetto all'utilizzo alla questione della sanità. Mi lasci dire sulla sanità, avendo fatto il presidente della regione, che Tremonti ricorda bene perché lui in quel momento era presidente, era ministro dell'economia. Guardi, la sanità è in capo allo Stato, c'è poco da fare. Dopodiché c'è, attraverso l'articolo quinto, votato appunto dal governo di centro-sinistra con allora il presidente D'Alema, c'è stata una devoluzione di quella che è la programmazione delle risorse assegnate dallo Stato alle regioni e l'organizzazione. Quindi bisognava dare delle linee guida assolutamente lineari e comprensibili e pretendere poi dai presidenti di regione che quelle linee guida venissero attuate nella pratica, appunto nell'organizzazione e nella programmazione. Dopodiché vogliamo discutere che è stato un grande errore, io lo dico da ex presidente di regione, quella di aver diversificato il sistema sanitario in 21 sistemi diversi, dove abbiamo visto per tanti anni regioni del sud sicuramente in grande difficoltà rispetto alle regioni del nord, ma oggi anche rispetto a processi eccessivi di privatizzazione del sistema e di assenza della politica sanitaria del territorio, abbiamo visto che anche il nord è andato in una crisi profonda, ha mostrato tutti i suoi limiti. Quindi anche su questo, visto che non siamo ancora usciti
dall'emergenza sanitaria, bisogna essere, come dire, consapevoli del dettato costituzionale e delle regole che ci sono in campo. Dopodiché sulla questione economica io non discuto le risorse, io dico semplicemente intanto che sono venuti verso le nostre posizioni, perché era il centrodestra a chiedere maggiori risorse, quando ricorderete con il primo provvedimento si parlava di poco più di qualche miliardo di euro. Ecco, noi contestiamo intanto la difficoltà nell'erogazione di queste risorse, la necessità che c'era di arrivare direttamente, io l'ho detto da subito, rispetto agli interventi bisognava fare in modo che questi arrivassero, come è successo in altri paesi, direttamente sui conti correnti delle persone e delle imprese, salvo poi verificare dopo se c'erano i requisiti ed eventualmente mettere in campo delle penalità forti sul piano economico e non solo. Questo bisognava fare. Noi su questo, anche sulla questione del turismo, noi siamo fortemente preoccupati, perché vediamo che un settore che per tanti anni abbiamo detto essere un settore trainante per la nostra economia, come anche quella della filiera agroalimentare, ma come tanti altri settori, ecco, noi vediamo la impossibilità di rimettere in moto un sistema in tempi brevi, e quindi un settore che non solo resterà penalizzato direttamente, ma che inciderà fortemente su quella che sarà la ripresa dell'economia. Noi contestiamo questo, noi contestiamo il fatto che il governo non riesce a in qualche modo interpretare realmente quelle che sono le esigenze concrete dei vari settori. Però Misiani, in chiusura, perché poi devo salutarvi, credo non si possa fare altro, perché come ci ha detto all'inizio, voi adesso in queste prime due settimane, mettiamola così, moniterete esattamente che cosa accade, poi ulteriori passi avanti se tutto andrà bene, ma dobbiamo anche dire, questo forse è anche bene ripeterlo perché poi riguarda ognuno di noi e la nostra responsabilità, se le cose non dovessero andare bene si torna anche indietro, insomma si richiude tutto, quindi dipende molto dagli atteggiamenti poi politica dipende parte, molto dagli atteggiamenti, per carità, però dipende molto dagli atteggiamenti individuali, naturalmente dalle misure di sicurezza che ognuno di noi continuerà ad adottare. Noi speriamo di poter fare ulteriori passi in avanti, perché vorrà dire che la situazione sanitaria è ulteriormente migliorata. La monitoreremo insieme alle regioni, perché la Costituzione vigente definisce materia concorrente la tutela della salute, cioè spetta allo Stato e alle regioni legiferare e organizzare il sistema sanitario. Quanto agli interventi sulla liquidità, è chiaro che nessuno ha la verità in tasca e tutto è migliorabile. Il decreto liquidità è in discussione alla Camera dei Deputati e noi speriamo di poterlo modificare, di poterlo migliorare anche con il contributo delle proposte che arriveranno dalle forze di opposizione. Siamo in una condizione tale per cui è necessario fare uno sforzo tutti insieme, ognuno per il proprio ruolo, perché non c'è un governo di unità nazionale, però ci deve essere una condizione di solidarietà nazionale, il che non vuol dire che dobbiamo essere tutti d'accordo, ci mancherebbe, le critiche sono assolutamente legittime ed è compito del governo ascoltarle e se possibile recepirle, però credo che tutti possiamo e dobbiamo fare uno sforzo tenendo al primo posto alla fine gli interessi di un paese a cui abbiamo chiesto dei sacrifici enormi, perché a nessuno fa piacere costringere chi ha un'attività economica a rimanere chiuso, costringere i cittadini e i bambini a rimanere chiusi nelle loro case, costringere i figli di ognuno di noi a non andare a scuola e a non rivedere fisicamente i loro compagni. Lo abbiamo fatto, come hanno fatto tutti i paesi, mettendo al primo posto la tutela della salute dei cittadini e cercando di limitare le conseguenze economiche molto pesanti di questa condizione. Non siamo fuori dall'emergenza, siamo consapevoli che le prossime settimane, i prossimi mesi saranno molto difficili e dobbiamo affrontarli con tutta la prudenza del caso. Velocemente, Tremonti, sì, velocemente, allora, però, perché devo chiudere. Il degrado fatto dall'agenzia di rating, io ho trovato molto seria e appropriata la reazione del governo italiano, perché è una cosa inaccettabile per l'Italia. Io quei signori li conosco, me li ricordo nel 2011, quando hanno fatto delle comunicazioni strumentali, erano gli stessi che avevano certificato come ottimi i titoli spazzatura. Ecco, io credo che l'Italia non merita quel tipo di considerazione e credo che abbia fatto molto bene il governo a reagire come ha fatto.
Perfetto, grazie a tutti. Io ringrazio il professor Tremonti grazie. Di questo. Grazie a Tremonti, Misiani, Polverini e Soppani. Adesso andiamo in pubblicità grazie e poi parliamo naturalmente ancora di questo. È verosimile una ondata di ritorno, però ricordo ai telespettatori e telespettatrici che noi questo virus lo conosciamo pochissimo e quello che possiamo dire lo possiamo dire sulla base soprattutto di quello che abbiamo visto in passato. Quindi quando un virus si endemizza all'interno di una popolazione, fino a quando il rapporto fra circolazione virale e immunità di gregge non si equilibra, si continueranno ad avere dei casi. Quindi io credo che durante adesso la tarda primavera e l'estate ci saranno alcuni casi che però mi auguro non saranno numericamente così rilevanti da ingorgare gli ospedali. A settembre sarebbe opportuno partire con un piano di preparazione alla seconda ondata che potrebbe avvenire. Come si fa a evitare la potenza di una seconda ondata rispettando le misure di distanziamento sociale e di igiene? Quindi mi riappello ai miei amici nonni, alle mie amiche nonne, bisognerà che fino a quando non si è stabilizzata la situazione epidemiologica le persone anziane e le persone più fragili dovranno mettere loro stesse meno a rischio. Allora, così ieri sera di martedì Ilaria Capua, che oramai insomma conoscete, avete sentito che cosa ha detto, siamo tutti impegnati in questa fase 2, ma dovremo fare molta attenzione intanto nella sì. fase 2 come... Sì. Come abbiamo detto, e poi prepararci soprattutto a quello che potrebbe accadere domani, perché è un virus che ancora non conosciamo, non c'è il vaccino, insomma avete sentito tutte le preziose indicazioni e non dobbiamo arrivare impreparati anche in autunno. Allora, adesso ci colleghiamo con Carmelo Scrinna, che è a Milano, perché naturalmente continuiamo a parlare di questo, perché questa storia, questa tragedia mostra tanti aspetti e uno fondamentale è quello dei medici di base. Buongiorno Carmelo. Buongiorno Gaia, buongiorno ai telespettatori. Noi ci troviamo appunto qui a Milano insieme al dottor Irven Mussi, che adesso vi presento e parleremo con lui, perché è un medico di base che sta affrontando una sfida molto complicata, molto difficile ma molto molto importante, cioè sta facendo i conti col famoso sommerso, cioè con tutti quei numeri di casi e di contagi che noi sappiamo, ormai non è più un dato legato alla nostra percezione, ma è oggettivamente verificabile, è un'ipotesi scientificamente verificabile, esistono assieme ai dati ufficiali dei dati, dei numeri molto molto preoccupanti e soprattutto molto più grandi dei contagi di persone che hanno realmente contratto il virus. È importante capirlo soprattutto adesso che siamo nell'ultima fase del lockdown, a pochi giorni dal fatidico 4 maggio, per capire bene che cosa in realtà ci aspetta e in che maniera dobbiamo prepararci. Il sindaco Sala qualche giorno fa aveva chiesto a Fontana maggior trasparenza sui dati, perché una ricerca epidemiologica della statale di Milano aveva già fotografato tra i 100.000 e i 300.000 casi di contagi, pensate, tantissimi rispetto ai dati che sappiamo in Lombardia. I dati ufficiali a ieri, ve lo dico, insomma, sono di 74.869 nelle ultime 24 ore, quindi il contagio torna a crescere e questi dati della statale, che sono dei numeri molto molto più grandi, fotografano chiaramente una situazione ben più allarmante. Allora, intanto chiedo al dottor Mussi, la vostra ricerca parte da 20 medici di base, fate rete e avete trovato attraverso i contatti che avete su 30.000 pazienti dei numeri importanti di contagi che avete trasmesso già al Ministero della Salute, alla Regione e alle ATS, giusto? Ecco, partiamo da questi numeri, dottore, ci spieghi bene.
Allora, noi abbiamo fatto questa indagine perché ci siamo accorti ormai già da marzo che i numeri reali degli ammalati di Covid-19 sono molto più alti rispetto ai numeri ufficiali. Questa discrepanza nasce perché la regione Lombardia aveva scelto di fare i tamponi solo a chi andava in ospedale o pronto soccorso o veniva ricoverato. Quindi noi invece ci accorgevamo che i nostri pazienti spesso si ammalavano e non rientravano in numeri ufficiali. Ora abbiamo fatto questa indagine che è partita il 1 marzo e sta continuando in aprile e noi vediamo che i numeri, chiedendo la domanda che abbiamo fatto i colleghi è: datemi i numeri di pazienti di cui siete sicuri che si sono ammalati di coronavirus. Quanti sono? E questi qui sono rapportati a Milano, sono sui 70.000. Noi sappiamo che in questo momento a livello ufficiale a Milano città risultano ammalati poco più di 8.000 persone. Invece in realtà a noi risulta che sicuramente ci sono ammalati più di 70.000 persone. A questi però, cosa importante, vanno allegati anche quei malati pauci sintomatici di cui noi non sentiamo di prendersi responsabilità, che era con sicurezza ammalati di Covid positivo, però che molto probabilmente lo hanno. Oltre a questi, chiaramente, vanno aggiunti quella quota di asintomatici, di cui nessuno di noi sa il numero esatto, che però rappresentano un problema sanitario importante, perché questi, pur non essendo malati, sono comunque dei diffusori di virus. Noi, facendo questo calcolo, arriviamo a una probabilità malati a Milano intorno al 10%. Quindi, gente che... Poi li rapportiamo anche sulla scala invece poi del territorio, che è 1.300.000 persone, quindi aumentano... Noi pensiamo che persone che hanno avuto un contatto vero, che sono guariti o che sono ancora portatori sano, a Milano siano come minimo 120.000, come massimo sui 200.000. Insomma, vicino anche alla... sono numeri che incrociano in qualche modo che quelli della statale. Che esattamente con quelli che vengono dati ormai dalle ricerche internazionali. Tranne che noi abbiamo cominciato a segnalarlo prima, nessuno ci ha ascoltato veramente. Come noi abbiamo segnalato anche che probabilmente questo virus era iniziato prima del famoso caso 1 del 21 febbraio, perché ormai da gennaio e febbraio, alcuni colleghi sostengono già da fine dicembre, avevamo alcuni casi di broncopolmonite atipica. Broncopolmonite atipica vuol dire una broncopolmonite che non reagisce agli antibiotici, che dura nel tempo e che poi ai controlli diventava come una polmonite interstiziale, che ormai abbiamo imparato tutti che è una delle caratteristiche del coronavirus. Quindi secondo noi abbiamo segnalato questa cosa già in quel periodo lì, ma nessuno ci ha parlato. Oggi già si vede che per esempio i tecnici della regione hanno già stilato un dossier che individua come data il 26 gennaio. Il 26 gennaio Gaia è 4 giorni dopo il primo lockdown a Wuhan, quindi molto prima del 21 febbraio, quando c'è il famoso caso 1, e già avrebbero iniziato a fotografare delle polmoniti strane. I numeri che hanno dato oggi sono 46 milanesi, già stavano male, 543 lombardi al 26 gennaio. I medici di base all'epoca, come avete reagito? Qualcuno di voi si ammalava? Che percezione avete avuto? Allora, chiaramente nessuno di noi all'inizio ha pensato a Covid-19, per cui noi abbiamo continuato a visitare, come normalmente, i nostri pazienti, a domicilio i nostri pazienti malati, senza praticamente nessuna protezione. Per cui tanti di noi si sono ammalati in quel periodo lì. E difatti abbiamo un'altissima percentuale di medici di medicina generale, tra cui purtroppo alcuni miei amici, che sono morti, secondo morti, all'inizio dell'epidemia, ma in realtà si erano infettati molto prima. Oltre a questo, se voi vedete il numero dei medici di medicina alla morte, sapete che attualmente i medici morti per questa epidemia sono più di 150, che è un numero, secondo me, assolutamente impressionante. E all'inizio era un'altissima percentuale di medici in generale che si erano infettati prima perché non conoscevano queste cose, che poi sono malati e purtroppo tanti sono morti. Poi il numero di medici in generale è progressivamente, sono malati, è progressivamente diminuito, ma perché quando abbiamo imparato questo abbiamo cominciato a imparare una gestione di tipo triage telefonico. Quindi con un numero progressivo di medici, sempre drammatico, sempre assurdo, e questo anche perché dall'inizio non ci sono state fornite le protezioni sufficienti. Noi abbiamo combattuto questa guerra come la prima guerra mondiale, con i fanti che erano in trincea ma senza avere nessuna preparazione. Almeno loro avevano l'elmo, noi non avevamo nulla per difenderci. Per cui tanti medici sono
ammalati, ci sono e alcuni sono purtroppo morti, tra cui anche alcuni amici, che è un dramma assoluto. Senta, dottore, tornando ai vostri numeri, che insomma fotografano circa 100-150.000, quindi in tutto il territorio, come si fa sulla base di questi numeri a ripartire adesso? Cioè, come si fa a ripartire in sicurezza più che altro? Allora, è chiaro che partire tutto aperto, e abbiamo il terrore, perché vuol dire ritornare a una situazione precedente, anzi formalmente aggravata. Bisogna partire con molta estrema prudenza, io credo che il termine giusto che ho usato come prudenza, ma soprattutto monitorando costantemente il territorio. Monitorando costantemente il territorio vuol dire, per esempio, con i medici medicinali, se esci come medici sentinella, ascoltarci. Io ho il telefonino ancora pieno dei messaggi drammatici che mi arrivano dai colleghi della Val Seriana. Questi messaggi li ho mandati anche a loro e a tutte le istituzioni, perché vi chiedevano, la situazione era così drammatica, che chiedevano la zona rossa immediatamente, era molto più grave che la zona di Codogno, e noi diciamo se a Codogno era rosso, dovevano fare la Bordeaux, Patrimonio, ma andava bloccata immediatamente. Questa cosa, questo appello non è stato ascoltato e anche lì è successo il dramma. Anche lì tanti colleghi, per esempio, alcuni colleghi sono morti, sì, tantissimi si sono ammalati. E vi assicuro che purtroppo tanti adesso hanno degli incubi notturni ricordando cos'è successo in quel momento. Carmelo, volevo fare... Quindi la condizione sine qua non è quello. Sì, Gaia. Sì? No, volevo fare solo un'ultima domanda, perché insomma è chiara la situazione esposta dal medico, che poi appunto è quello che denunciano quasi tutti i medici di base. Visto che ci ha spiegato molto bene che fino a questo momento e nella prima fase sono stati sostanzialmente ignorati e non supportati, e quindi insomma sono coloro, lo sappiamo, i medici di base che sono in prima linea, la prima frontiera, e questo è stato un grande problema anche in un numero di vite perse tra i medici, questo lo dobbiamo sempre ricordare. Adesso nella fase 2 sono state date delle linee diverse, delle indicazioni, insomma un piano come dire, prima siamo andati così, abbiamo sbagliato, comunque non ci siamo coordinati bene, ma sappiate che nella seconda fase il piano è questo, oppure no? Allora, in realtà finora non ci sono dando ancora linee guida. Noi vediamo un momento di cambiamento strategico, per cui per esempio uno dei drammi immediati, difficoltà grosse, sono quelli che devono ritornare al lavoro, che sono stati ammalati. Allora, per poter tornare al lavoro senza essere sicuri di non diffondere il virus, devono aver fatto il tampone e essere il tampone negativo. Finalmente c'è stata data la possibilità di chiedere noi ai pazienti che ritornano al lavoro di poter fare il tampone, e devo dire che negli ultimi giorni parecchi dei miei pazienti sono stati chiamati per fare questo tampone. Quindi c'è finalmente prima una decisione di prendere comunque, di capire che l'unico modo che noi abbiamo di mappare esattamente la cosa è quello di fare il tampone, quello di ricercare i pazienti e i loro, chiaramente, conviventi, contatti stretti. Seconda cosa, quello di chiedere l'intervento del medico in generale. Per quanto riguarda invece la famosa fase 2, non ci sono state ancora date delle linee guida, spero e auspico che ci vengano date abbastanza velocemente. In attesa di questa apertura, che spero che sia progressiva, è indispensabile a noi, ma come a tutti gli attori del sistema sanitario, gli attori di questa grave epidemia, vengono date delle linee chiare e precise, perfetto, e inoppugnabili, che prevedono però assolutamente il blocco immediato del paziente ammalato e di tutti i suoi contatti. Assolutamente, chiarissimo, grazie a Carmelo Scrinà, al medico. Noi andiamo in pubblicità e poi però tornate con noi, perché parliamo di un altro segmento importantissimo, che è il mondo dello sport. Anche da questo punto di vista, insomma, si aspettano delle risposte. È un mondo molto complesso, basti solo pensare al volume d'affari che gira intorno al mondo del calcio, ma naturalmente è una situazione che riguarda tutto. Ne parleremo con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e con un grande giornalista sportivo, Sandro Piccinini, tra poco. Allora, ecco
Eccoci qua con una bella copertina, tra l'altro della Gazzetta dello Sport, alle mie spalle. Do il buongiorno al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in collegamento con noi. Buongiorno, ministro. Buongiorno. E do il buongiorno anche in collegamento da Milano a Sandro Piccinini, giornalista sportivo, insomma non ha bisogno di presentazioni. Buongiorno Sandro. Ciao Gaia, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ministro Spadafora, cominciamo ad affrontare questo capitolo, no? Che sta facendo anche qui molto discutere. Ieri c'è stata anche una presa di posizione dell'Associazione Italiana dei Calciatori, dice che si tratta di un DPCM illogico che va cambiato, inutile girarci intorno, sono tutti appesi, diciamo, a quello che lei potrebbe o dovrebbe dire a proposito della ripresa del nostro campionato. Abbiamo già visto che cosa accade in altri paesi, la Francia non riparte, la Germania aveva fatto un mezzo passo, poi un mezzo passo indietro, insomma c'è incertezza. Di fatto che cosa accadrà al nostro campionato ad oggi? Ad oggi sono in corso i contatti tra il Comitato Tecnico Scientifico e la FIGC, che aveva presentato un protocollo per la ripresa degli allenamenti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto che questo protocollo non fosse sufficiente, fosse necessario un approfondimento. Credo che proprio oggi dovrebbero esserci, tra oggi e domattina, una serie di audizioni presso il Comitato Tecnico Scientifico e a quel punto si capirà. Però io ho sempre detto che la ripresa degli allenamenti non significava assolutamente la ripresa del campionato. Ora, io capisco che alcuni dicono: ma così lasciamo tutti nell'incertezza. Però ecco, se non si vuole l'incertezza, si può seguire la strada che ha scelto la Francia, l'Olanda, che hanno scelto molti altri paesi, cioè di fermare il calcio qui. Ed è una strada, diciamo, che lei si sentirebbe di intraprendere? Guardi, io vedo il sentiero per la ripresa del campionato della Serie A sempre più stretto, sinceramente. Quindi al momento però la ripresa degli allenamenti sarebbe comunque un segnale importante, soprattutto per calciatori che sono fermi ormai da tante settimane e quindi, a prescindere da tutto, devono riprendere giustamente i loro allenamenti, anche perché io, se fossi nei presidenti delle società di calcio, penserei anche e soprattutto ad organizzarmi per riprendere in sicurezza e soprattutto con tutte, diciamo, tutti gli atleti pronti, il nuovo campionato, cioè quello che dovrà ripartire poi a fine agosto. Quindi sicuramente il sentiero è molto stretto. In questo momento le decisioni che stanno prendendo anche gli altri paesi, come ieri la Francia, ma non credo sarà l'ultima, potrebbero indurre anche l'Italia a seguire una linea che a quel punto diventa anche una linea europea. Ecco, però anche sugli allenamenti c'è un problema, no? Cioè, ieri Lotito, se non sbaglio, ha detto che non si possono allenare sostanzialmente nei loro centri, le squadre nei loro centri sportivi, e ha detto poi vi ritroverete, insomma, i calciatori ad allenarsi a Villa Borghese in questo modo. Allora, guardi, su questo ovviamente capisco che, credo, almeno spero che ci fosse un pizzico di ironia da parte del presidente Lotito, perché il tema è un altro. Noi non potevamo, come non l'abbiamo fatto per nessun settore produttivo del paese, riaprire lo sport per tutti, perché noi oggi stiamo parlando di calcio, perché capisco è un tema che appassiona molti, ma lo sport non è soltanto il calcio non è soltanto la Serie A, e quindi chiaramente ci sono milioni di persone, lo sport dilettantistico, tutti gli altri sport individuali e di squadra, che erano interessati a capire quando avrebbero potuto riprendere. Noi avevamo un'indicazione molto precisa al Comitato Tecnico Scientifico, e cioè che tutti i settori che volevano riaprire, come lo sport, dovevano iniziare contingentando anche i numeri. Allora noi dovevamo usare un criterio. Ovvio, se fossimo partiti dagli sport di squadra, probabilmente gli sport individuali avrebbero detto: perché siete partiti dagli sport di squadra? Ma lo abbiamo fatto intanto perché ovviamente numericamente parliamo di un numero minore di persone, anche perché noi abbiamo allargato la possibilità degli allenamenti, esteso la possibilità degli allenamenti solo ai professionisti e non professionisti però ritenuti di rilevanza nazionale dal CONI e dalle federazioni, quindi comunque poche migliaia di persone. E soprattutto non abbiamo esteso agli sport di squadra, tra i quali il calcio, perché il protocollo che era stato presentato non è stato ritenuto sufficiente. Quindi non si poteva consentire a una squadra di calcio o a qualunque altro sport di squadra di andare in allenamento in assenza di protocolli che fossero facilmente attuabili e soprattutto validati dal Comitato Tecnico Scientifico. Poi capisco che i presidenti alcuni, perché poi
Io, guardi, comincio a percepire anche da stamattina, leggendo un po' alcune dichiarazioni, che io credo che probabilmente nei prossimi giorni, visto che ci sarà anche una riunione straordinaria della Lega, potremmo avere una sorpresa, perché secondo me potrebbero essere anche la maggioranza dei presidenti delle società a chiederci di sospendere e di prepararsi invece nel migliore dei modi al nuovo campionato. Ah, ecco, quindi insomma si va magari verso quella soluzione. Anche lì abbiamo visto prima alcuni presidenti dire torniamo, giochiamo, e poi invece dopo una marcia indietro. Io volevo chiedere a Sandro Piccinini, poi naturalmente ha ragione il Ministro, dopo parleremo, non c'è solamente il calcio, parleremo anche di altro e degli altri sport. Però Sandro, che cosa vuol dire oggi fermare il calcio in questa maniera? Nella prima parte della puntata naturalmente abbiamo parlato di tutta l'economia, no, del nostro paese, degli esercizi e dei commercianti che sono rimasti chiusi, di coloro che purtroppo dovranno ancora pazientare. Ma che cosa vuol dire per il nostro paese fermare il mondo del calcio, il campionato di calcio e tutto quello che ruota attorno? Ma il ministro, che saluto, sa benissimo di che si tratta, no? Conosce le cifre, quindi stiamo parlando di un'azienda molto importante per l'Italia, che muove 5 miliardi di fatturato, più almeno una decina di indotto, e mi tengo basso, che versa più di 1 miliardo di euro nelle casse dell'erario tutti gli anni, perché molti parlano a sproposito di giocatori milionari come se fossero, insomma, dei privilegiati, e lo sono, perché hanno dei contratti importanti grazie al proprio talento, firmano dei contratti con delle società private, quindi è tutto lecito, e soprattutto sono tra i pochissimi milionari del mondo a busta paga, quindi pagano tutte le tasse, e quindi appunto lo Stato sa bene di che si tratta, e il ministro, che è uomo di governo, conosce benissimo il bilancio dello Stato. Quindi direi che questa precisazione è superflua, anche se, ripeto, spesso in passato la politica non è stata tenera con il mondo del calcio, e questo spiega in parte anche il livore di certi presidenti in qualche dichiarazione fuori luogo di questi giorni. Insomma, c'è un po' di passato che ritorna, che non riguarda il ministro, che è in carica da pochi mesi. Il ministro mi pare che abbia usato del buon senso in questa fase, perché in questa fase nessuno ha detto il campionato non riparte, oppure nessuno ha detto il campionato riparte a tutti i costi. Tutti, composizioni un po' diverse, diciamo così, stanno dicendo vediamo che succede, anche perché del virus hanno capito poco in tanti, perché non si capisce bene quello che potrà essere l'evoluzione. Magari tra un mese scomparirà, oppure ci sarà la famosa seconda ondata, quindi la prudenza è necessaria, diciamocelo. Io colgo una differenza nelle posizioni, diciamo così, fra il calcio, fra le istituzioni, il presidente Gravino, il presidente D'Alpino, che agiscono anche per atto dovuto, perché nella loro carica quella di provare a vedere se ci potranno essere le condizioni di ripresa. Però, dicevo, colgo una differenza sostanziale. Cioè, il ministro, dal suo punto di vista, giustamente dice: io non voglio danneggiare il calcio, ma voglio ripartire in sicurezza. Vorrei ripartire solo se ci saranno le condizioni di massima sicurezza, cioè rischio zero. I presidenti, il mondo del calcio, secondo me, come tantissimi altri imprenditori, in questo momento parliamo di fase 2, no? Abbiamo sentito il presidente Conte dire bisogna convivere col virus. Ecco, i presidenti del calcio dicono proviamo a convivere col virus, ma provare a convivere col virus vuol dire non rischio zero, vuol dire rischiare qualcosa. Ecco la differenza. Il ministro, che ha una responsabilità importante per la salute di tutti i cittadini, dice ok, se rischio zero. Il calcio dice ma forse un piccolo rischio ce lo possiamo accollare, perché dall'altra parte c'è il famoso discorso economico, la bancarotta. Ecco, su questa differenza si giocheranno le prossime settimane. Non a caso avete fatto riferimento alla Francia, ma i campionati più importanti, Inghilterra, Spagna e Germania, stanno temporeggiando. Poi, se mi chiedi un parere, anch'io, come penso di interpretare il pensiero del ministro, non sono ottimista. Però un'ultima cosa: se l'obiettivo del ministro è ripartire a rischio zero, io dico sarà un problema anche a settembre, perché io dubito che a settembre ci sia rischio zero. Ecco, ministro, questo un po' poi è quello che dicono anche gli scienziati, no? Quelli che ci accompagnano in questo percorso.
sarà lunga, un rischio zero, non ci sarà quest'estate, non ci sarà in autunno, anzi, come abbiamo sentito prima da Ilaria Capua, dovremo prepararci invece in autunno ad affrontare eventualmente una nuova ondata. Si rischia di spostare il problema più in là, a un certo punto questo vediamo dovrà avere una data di scadenza, insomma, no? Guardi, io condivido l'analisi che è stata fatta, non sono affatto contrario, anzi, io non cerco il rischio zero perché purtroppo il rischio zero non lo possiamo cercare, ahimè, come Italia, come paese, tutti coloro che stanno riprendendo in queste ore ad andare nelle fabbriche, al lavoro, dal 4 maggio riprenderanno, non c'è un rischio zero. Io ho semplicemente chiesto che il Comitato Tecnico Scientifico si esprimesse sul fatto che il protocollo proposto dalla FIGC fosse quantomeno attuabile, perché per esempio, tanto per fare un esempio concreto, prima sentivo anche il collegamento che avevate col medico, dei tamponi, cioè siamo così sicuri che tutta la quantità di tamponi che viene richiesta e che si dice di poter fare per tutti i calciatori costantemente sia possibile davvero farlo, visto che nel Comitato Tecnico Scientifico alcuni componenti ci hanno detto abbiamo problemi noi con i tamponi, vediamo se questo protocollo è applicabile a tutti. Quel protocollo per il calcio è per la Serie A o è applicabile anche per la Lega di Serie B, per la Lega Pro, per la Lega D, che non hanno probabilmente, anzi direi sicuramente, le risorse per poter applicare quel protocollo? Allora, il calcio non deve avere esimenti rispetto ad altri sport. Allo stesso tempo è vero quello che si diceva, il calcio produce un fatturato e soprattutto paga tasse allo Stato che consentono di alimentare il fondo con cui finanziamo tutti gli altri sport. Quindi io sarei un folle a demonizzare il calcio, perché vuol dire che l'anno prossimo non ci sarebbero le risorse per finanziare tutte le altre discipline sportive, e io da ministro dovrei rispondere di questa cosa gravissima. Quindi figuriamoci se è mia intenzione. Però bisogna fare veramente tutti dei passi avanti, cioè non bisogna avere questa fretta della data sui campionati, è impossibile. Io non posso dire oggi se a metà giugno possono riprendere i campionati, fra un mese e mezzo, cioè metà giugno, è un tempo talmente lungo che noi ci auguriamo che il paese sia molto meglio, ma non ne possiamo avere certezza. Un'ultima cosa me la faccio dire sugli altri paesi a cui faceva riferimento, per esempio l'Inghilterra, è vero che non si sono ancora fermati come la Germania, ma stanno anche pensando a dei piani B. L'Inghilterra, il governo ha proposto per esempio che se si riprenderà il campionato le partite vadano in chiaro. Qui quando io ci ho provato, collega di Serie A e Sky, diciamo sappiamo quello che è successo. Allora siamo anche disponibili, per esempio, se riprende il campionato, a discutere anche di questo. Oggi si sta pensando da parte di alcuni soltanto alla questione, diciamo, economica e a salvare alcune società che oggettivamente sarebbero in difficoltà. Quindi il mio dovere è quello di aiutare queste società sicuramente a salvarsi, ma se questo non avverrà in sicurezza anche il campionato di Serie A dovrà fermarsi. Quindi Ministro, mi scusi, anche diciamo, il mondo dello sport dovrà osservare bene quello che accade in queste due settimane, insomma dal 4 maggio, no? Non sono due cose slegate, voi vi baserete anche su quello che accade fuori dal, appunto, dal mondo dello sport agonistico. Assolutamente, assolutamente. Il Comitato Tecnico Scientifico ha, come dire, suggerito, consigliato che questo ennesimo DPCM fosse, diciamo, con una scadenza ravvicinata, perché quelle due settimane servono non solo per il mondo dello sport ma per tutto il paese a verificare l'onda delle percentuali, dei contagi, dei decessi, perché non ci dimentichiamo che abbiamo ancora un numero sicuramente inferiore rispetto a qualche settimana fa, ma sono ancora tantissime le persone che quotidianamente muoiono, quindi sicuramente la valutazione anche su quello. Però veramente mi sembra assurdo che me ne renda conto io, ce ne rendiamo conto in tanti e non se ne rendano conto ancora 3-4 presidenti di società di Serie A. Senta, faccio una domanda da profana, anche se molti anni fa ho tentato di imparare qualcosa da Sandro Piccinini. La possibilità di giocare a porte chiuse e quindi, appunto, magari contenendo ancora di più quella percentuale di rischio, non è possibile? Sì, sì, ma quello è sicuro al 100%, nel senso che se mai dovesse riprendere il campionato sarà sicuramente a porte chiuse. Però lei e soprattutto Piccinini mi insegnate che una squadra di calcio chiaramente non sono soltanto i giocatori che sono in campo, ma sono decine, a volte centinaia di persone, non solo per lo staff tecnico della squadra, ma per tutto quello che serve per aprire l'impianto, la sicurezza, lo staff medico. Quindi
Oltretutto c'è una differenza sostanziale tra allenamento e competizioni. Gli allenamenti si terranno ognuno nei propri stadi o comunque nei centri dove si allenano. Quando ricomincerebbero, insomma, qualora ricominciassero le competizioni, si tratta di squadre che si devono spostare anche da una regione all'altra, devono prendere mezzi di trasporto, devono entrare in alberghi, in altre strutture, quindi comunque si tratta di migliaia di persone che si sposteranno, il che non è detto che non possa accadere visto che se ne spostano milioni dal 4 maggio, ma lo dobbiamo fare vedendo che cosa succede nelle prossime settimane e dando la sicurezza anche nel loro interesse, perché la volta scorsa quando non si sono voluti fermare, non dimentichiamoci che poi diverse squadre sono andate in quarantena per 15 giorni. Cosa accade adesso se riprendiamo e poi il giorno dopo un calciatore diventa positivo? E poi Sandro, tutti insistono, appunto c'è una forte pressione anche perché poi in quarantena ci sono cose che mancano e sicuramente agli italiani il calcio manca, ma tutto partì anche in larga parte da una partita di calcio. Siccome Sandro, noi stiamo in questa vicenda capendo che tante cose non saranno probabilmente più come prima, oppure non lo saranno per lungo tempo, magari per 2 anni, no? Insomma, questa è una vicenda che cambierà, sta cambiando e cambierà il nostro modo di vivere, il nostro approccio, tante cose nella nostra normalità. È pensabile che possa cambiare appunto anche in qualche modo il, non voglio dire il mondo dello sport, adesso parleremo anche di altri sport, ma il mondo del calcio? Ma per forza di cose nel futuro immediato qualcosa dovrà cambiare, come ha detto il ministro, già il discorso delle partite a porte chiuse, come puoi capire, è tutta un'altra cosa, no? E probabilmente anche nella migliore delle ipotesi a settembre è difficile immaginare stadi stracolmi di gente, perché se non ci saranno le condizioni di sicurezza a giugno, ripeto, è molto difficile che ci siano a settembre, quindi questo già è un cambiamento epocale, perché noi, soprattutto chi ha fatto televisione, chi ha fatto telecronache per tanto tempo, sa cosa vuol dire fare una telecronaca di una partita a porte chiuse o con il pubblico. Quindi dobbiamo tifare tutti per un vaccino, dobbiamo tifare tutti per una soluzione, diciamo, più rapida, però è chiaro che bisogna prepararsi. Adesso, al di là del protocollo, che mi pare di capire, insomma, il ministro non sia tanto ottimista per la ripresa di questo campionato, io mi preoccuperei di più del prossimo, perché ripeto, stabilire almeno delle condizioni di massima sicurezza possibile, ecco, la definirei così, per settembre secondo me già sarebbe un buon risultato, fermo restando che la Lega o la Federazione, insomma, potrebbero inventarsi anche una formula per risolvere questo campionato in poche partite, trovare un'altra soluzione, per esempio, perché altrimenti ne mancano 124, quindi immaginare la ripresa con 124 partite da giocare non è facile, giustamente ci sono mille problemi, vuoi fare mille protocolli, però è chiaro che poi il positivo può saltare fuori in qualsiasi momento, a quel punto crolla tutto, perché c'è una differenza rispetto agli altri imprenditori che, come dicevo prima, calcolano anche una percentuale di rischio. Il calcio ha due diversità importanti. Una è che appunto uno sport di squadra di contatto fisico, quindi c'è più rischio. Due è la cassa di risonanza, cioè se risultano positivi due operai della fabbrica di automobili, forse i giornali il giorno dopo fanno un trafiletto, ma se risulta positivo Ronaldo, tu capisci che è una cosa un po' più devastante. Quindi la cassa di risonanza del calcio è clamorosa, quindi bisogna valutare anche queste conseguenze, e appunto mi pare di capire che il ministro stia valutando proprio questo aspetto. Senta, ministro, c'è una domanda, ne arrivano tante, ma c'è una domanda che una telespettatrice pone da ieri, sapendo appunto che lei oggi sarebbe stato qui. Dice, il ministro Spadafora può fare cortesemente chiarezza sui criteri di erogazione dei bonus per i collaboratori sportivi? Non sembra si stia rispettando la precedenza in base alla data di invio delle domande, perché poi appunto non c'è solamente il calcio, no? Ci sono tante altre realtà, ci sono gli sport individuali. Allora, intanto volevo sottoscrivere la parte che diceva Piccinini sul fatto di pensare a un piano B. Cioè, questo è un invito che io faccio anche alla Lega. Lo prenda come consulente, ministro, guardi che...
Molto volentieri. Guardi, io ho sempre voglia di imparare da persone che hanno più esperienza di me e conoscono meglio di me le materie, quindi da questo punto di vista non ho atti di presunzione che vedo in questo periodo invece circolare in altri campi, insomma, quindi non mi ritengo uno scienziato né un grande conoscitore dello sport, sicuramente come Piccinini, quindi volentieri, ma lo sottoscrivo perché veramente l'appello, e credo che questo vada fatto alla Lega di Serie A, alla FIDC in generale, di veramente cominciare anche a pensare a un piano B, perché le soluzioni appunto possono essere tante. Sui collaboratori sportivi, noi abbiamo iniziato da ieri i primi 7.300 bonifici, ovviamente sono stati bonificate tutte le pratiche che sono risultate corrette e complete, quindi è probabile che qualcuno che non abbia ancora completato la pratica adesso verrà pagato il momento successivo, però la notizia è che tutti quelli che hanno fatto domanda, indipendentemente dal reddito dello scorso anno, abbiamo trovato le risorse per finanziare e erogare il contributo a tutti i lavoratori sportivi. Senta Ministro, un'ultima cosa, questo sentiero che lei ha definito sempre più stretto, quando lo apriamo o chiudiamo definitivamente, anche per insomma mettere una certezza su un capitolo importante della nostra realtà? Io sono convinto che al massimo entro questa settimana il Comitato Tecnico Scientifico ci dirà, dopo aver audito FIGC, Lega e gli altri, se il protocollo per gli allenamenti è attuabile o meno. Questo ci consentirà nel giro di 3 giorni al massimo di poter dire alla Lega e Serie A se ritiene che può ripartire con gli allenamenti il 18 maggio. Per sapere se il campionato riprenderà il 15 giugno, assolutamente è inutile fare pressioni sul governo. Sentivo oggi che alcuni presidenti vogliono scrivere attenti al presidente Conte. Siamo, diciamo, nello stesso governo, possono scrivere al presidente Conte, alla ministra Pisano, a me. Alla fine decideremo insieme, lo decideremo quando il comitato tecnico scientifico ci darà la curva di tutti i dati. Mi faccia dire solo una cosa, se no ci diranno che abbiamo parlato solo del calcio. No, certo. Noi stiamo lavorando al protocollo per la riapertura delle palestre, dei centri danza, di tutti i centri sportivi del territorio. Lo sottoporremo al comitato scientifico quanto prima, perché nel mese di maggio io vorrei tanto che aprissero di nuovo in sicurezza anche questi altri centri, insieme chiaramente agli sport di squadra, al calcio e a tutti gli altri. E questo è molto importante, però, quello che lei ha detto. Quindi anche le palestre, diciamo, non parlavamo tanto di calcio, nel senso che si dovranno attrezzare, però c'è la possibilità di poter tornare per tutti quanti a fare l'attività. Dobbiamo gradualmente consentirlo a tutti, e quelle strutture più piccole, che magari non avranno le risorse per potersi mettere in regola per tutte le misure sanitarie, dovranno essere aiutate da un fondo che io sto creando nel decreto di aprile, anche se ormai aprile è quasi finito, ma insomma nel decreto che nei prossimi giorni ci auguriamo approveremo in Consiglio dei Ministri. Bene, questa è una notizia importante, grazie di avercela data. Grazie anche a Sandro Piccinini. Sandro, tu che fai, a parte stare chiuso in casa perché sei a Milano? Guardo la 7. Ecco, perfetto. Guardo i vostri programmi. Tutto il giorno la 7. Mi tenete compagnia. Va bene. Speriamo invece di vederti presto, insomma. Non so come, non so dove, non so. Grazie. No, visto il mondo del calcio. Senti, non so. Posso dare un ultimo consiglio al ministro, visto che mi ha nominato consulente? Certo. Sì. Cerchi di capire se è possibile, già dal 4, se è possibile, perché lo chiedono i calciatori, di verificare la possibilità di aprire i centri sportivi per gli allenamenti anche della Serie A, perché è vero che sono sport di squadra, però le società di Serie A hanno dei centri sportivi straordinari, sanificati, molto grandi, certo, in cui sarebbe possibile, secondo me, rispettare anche allenamenti individuali all'interno del centro sportivo sotto gli occhi degli allenatori. Sarebbe, come dire, un modo per accogliere un'istanza, secondo me, senza stravolgere nessun tipo di protocollo, perché probabilmente c'è questo tipo di esigenza anche dal punto di vista proprio strettamente fisico per i calciatori, è una loro esigenza, una loro richiesta. Ministro. Aspettiamo le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo, io ho nessun pregiudizio e quindi sicuramente ogni soluzione che possa andare incontro all'interesse di tutti e anche del mondo del calcio verrà presa, ma aspettiamo prima cosa dice il CTS. No, anche perché sennò trovate tutti noi nelle ville che corriamo appresso ai calciatori, questa va a finire così, Ministro, quindi cerchiamo invece di farli allenare nei loro centri, che tra l'altro sono, come diceva Sandro Piccinini, sanificati, tenuti sotto controllo, molto grandi, insomma, sicuramente lei c'è. Lei ha visto, immagino, come me qualche volta casi, le immagini degli allenamenti delle squadre Serie A. Sì, è un po' difficile pensare che possano farlo uno in un angolo, uno nell'altro. Lo so, questa è un po' una cosa che ci
ci raccontano fantasiosa, divertente, poi credo che però alla fine non possano fare un allenamento singolo. Però se lo vanno a fare a Villa Borghese è peggio, perché poi andare a Villa Borghese. Cioè. Va bene, ne riparleremo. Grazie a Sandro Piccinini, grazie al ministro Spadafora, grazie a voi. Break, Andrea Pancani, ci vediamo domani, arrivederci.